recitiamo i vespri nel tempo ordinario. D'inverno la natura è spoglia, gli alberi senza foglie, la terra senza prati. È una natura ferita, incapace di esprimere la sua vera bellezza. Anche noi dobbiamo imparare a guardare le nostre ferite e presentarle a Gesù, il medico divino. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Se in un giorno in cui un uomo andò incontro a Gesù, era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore e io so che non c'è uno che può salvare anni fuori di te. La sera ci mostra il declino e il limite della luce, ma prima del buio, per sostenere la nostra speranza, la natura ci consegna lo spettacolo consolante del tramonto. I vespri del martedì celebrano la consolazione di Dio nella nostra giornata. Dei fedeli nel giorno che declina, tu al sorgere della luce ci chiamasti al lavoro nella mistica vigna. Or che il sole tramonta, largisce agli operai la mercede promessa. Da ristoro alle membra e diffondi nei cuori la pace del tuo spirito. La tua grazia sia pegno della gioia perfetta nella gloria dei santi. Sia la lode, o Padre, al Figlio, al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Il salmo che segue è un canto nazionale di dolore. Sono coinvolti nelle parole del salmista la mano, la lingua, il palato, la voce, le lacrime, cioè il corpo umano. È un'invocazione integrale di guarigione e di liberazione. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. Sui fiumi di Babilonia,
là sedevamo piangendo, al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, Il canto del Magnificat non è per i potenti, ma per gli umili che sono innalzati, per gli affamati che sono ricolmati di beni, per Israele ammalato che viene soccorso. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo Cristo, Signore nostro, sempre presente in mezzo al popolo che si è acquistato a prezzo del suo sangue. Thank you.
Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano. Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo. Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù. Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene. Corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana. Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua. Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora, dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te. Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani, alzate nella preghiera vespertina, siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.